Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video unboxing. Abbiamo preso un po' di cosine da Amazon e volevo farvi vedere quello che abbiamo preso. Sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per arrivare alle cose che ho preso io, così se vi interessano e le volete acquistare anche voi e le potete andare a vedere da lì. Quindi partiamo subito. Allora, ecco il primo pacchetto e dentro c'è un telecomando universale, perché noi abbiamo due TV, ma naturalmente si sono rotti tutti e due i telecomandi. Quindi ho preso questo qui della Meliconi, semplice da utilizzare, poco ingombrante. Sembra abbastanza bello. Poi vi farò sapere se funziona. Poi ci sono due joystick per la PlayStation 4, adesso poi ve li faccio vedere perché devo mettere giù Pia, se no non riesco. E poi ho preso quest'altro telecomando universale, molto bello, ha anche i pulsanti Amazon, Netflix e YouTube. È veramente molto carino, speriamo che funzionano per la televisione. Comunque vi faccio poi sapere se hanno funzionato. E adesso vi faccio vedere invece i joystick. Allora, il primo è nero. Dentro ci sono i gommini da mettere sopra alle Mi aiutate con la parola? Beh, alle levette, grazie Giorgia. Poi c'è il joystick vero e proprio, ovviamente non è originale. C'è il filo per attaccarlo alla PlayStation. Assistente. Il joystick, a parte la diversità qui nei tasti, che i disegni sono fatti diversi e che lì non c'è scritto PS, comunque è abbastanza simile secondo me. E il primo è questo qua nero, che all'interno aveva anche questa custodia antiscivolo, con questi pallini qui, veramente molto molto carino. E il primo è così. Il secondo invece, quindi all'interno c'erano queste cose qua. Nel primo, invece il secondo, vabbè, sempre il filo per attaccarlo alla PlayStation. Poi il joystick all'interno è rosso, non lo trovavo, sempre appunto non originale, però è molto 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 simile. L'abbiamo preso di un colore diverso in modo da non averli tutti neri, che sennò stress. E anche questo qui ha la custodia dentro antiscivolo rossa e ha i gommini neri da mettere sempre sulle levette. Non mi veniva. E niente, quindi in questa scatola quello che abbiamo preso appunto erano i joystick e i telecomandi. Intruso sul secondo pacchetto. Intruso. Micio. Manuel. Micio. Lo faccio scendere. Sì. Oh, yeah.
Allora, adesso, siccome ho più in braccio, ecco, prendo le forbici. Oggi è un po' la mentina, Pia. E apro il pacchetto. Calcolate che ho una mano sola anche. Quell'altra sta tenendo lei. Io ho in braccio. Oggi un po' la mentina. Il micio era lì perché vuole la merenda insieme a Titti. Mamma gliela do. Adesso poi gliela diamo. Allora. Sto venuta qua più che altro perché non l'ho vista quando hai ordinato la spatola. Ok, allora un cartone, uno spreco di carta mega galattico, butta giù per questa che è una spatolina per il bimbi TM6, TM5, TM31, è made in Germany. Andiamo subito a aprire. La marca è Calotti. Qua fa vedere in pratica come si usa, vedete, bisogna metterla sopra, vedete, poi praticamente raccoglie tutto quello che rimane sul fondo e che con la spatola normale non si riesce a tirare fuori. Vediamo un po'. Dentro non c'è nient'altro. Wow. Qui c'è appunto la il tagliandino che spiega le istruzioni per l'uso. Va bene per le creme, per i gelati, perché l'altra volta che ho fatto il gelato mi sono trovata male per tirarlo fuori. E con questo qua invece va bene a raccattare tutto sul fondo e tira fuori. Se Giada ce la fa a aprirla, ve la faccio vedere. Questo è Manuel che gioca e che urla. Ecco, è fatta così. In pratica qua si aggancia dove ci sono le lame e poi girando fa questo movimento e recupera, e poi bisogna tirarla su così, ovviamente, in modo che rimane lì, si recupera tutto quanto. Anche quando ho fatto il pesto ho avuto delle difficoltà, quindi ho preso questa qui su Amazon. Vi lascerò sempre sotto in info box il link per comprarla direttamente se siete interessati. Vi ricordo che va bene per il bimbi TM6, TM5 e TM31. Adesso vediamo cosa c'è nel prossimo pacchetto. È arrivato un pacchetto, adesso lo vado ad aprire, poi vi faccio vedere quello che c'è dentro. Ecco, dentro è arrivato questo qui, il mio libro, un libro che ci ha consigliato Bibi di leggere, che io avrei dovuto comprare quando avevo finito i 4 accordi. Mi manca l'ultimo accordo da leggere, quindi ne ho già letti 3 nel libro, manca l'ultimo. Questo qui è già qua pronto perché voglio veramente impegnarmi e voglio, come vi ho detto, voglio che le persone accanto a me siano orgogliose di me, quindi devo imparare, non si può mica nascere imparati, come si dice, no? Quindi mi impegnerò. È arrivato l'ultimo pacchetto, eccolo qua. Adesso lo andiamo ad aprire insieme, vi faccio vedere cosa c'è. Anche per questo vi lascio il link sotto in descrizione, così almeno se ci volete arrivare, perché magari lo volete prendere anche voi per i vostri figli o per
vostro nipote lo potete prendere. Partiamo subito, apriamo e montiamo. Qui però. Da via. La botta posso, ma non sta appoggiata al seggiolino e allora. Via. 1 2 3 come on.